Benvenuti a tutti voi amici a questo piccolo momento dedicato alla cucina. Intanto che aspettiamo un po' il collegamento con gli amici, approfitto per darvi un po' la novità della pagina con la prossima settimana, precisamente mercoledì alle 18:30. Se avete piacere di stare collegati con il canale 110 Digitale Terrestre di Udinese TV, andrà in onda la prima puntata dedicata appunto alla mia cucina e poi comincerà una serie proprio nel mese di gennaio. Ancora non abbiamo ancora le date del palinsesto, ma comunque ve lo comunicherò, ecco. Bene, siamo un po' giunti così a fine corsa, siamo proprio nella giornata vicinissime alla giornata più importante dell'anno, il Santo Natale, e quindi portiamo ancora un pochino di dolcezza, perché si dice che la dolcezza non basta mai, ok? Allora, quest'oggi la mia idea è quella di proporvi un piccolo tronchetto natalizio, molto semplice, molto veloce, non prevede cottura, quindi veramente immediato, direi. Allora, il gusto sarà a base di cioccolato, andremo ad utilizzare i biscotti pan di stelle, ecco qua, peraltro adesso fanno questi formati anche loro natalizi. Quindi usiamo 250 grammi di biscotti pan di stelle che io ho già sbriciolato con il mixer, poi andiamo ad aggiungere 80 grammi di burro bello ammorbidito, ok, e andiamo a impastare un pochino il tutto. Buonasera, fatemi sapere se l'audio oggi va un pochino meglio, vediamo un po'. Francesca, buonasera. Buonasera Antonella, buonasera, benvenuti. Ecco qui. Allora, adesso a questo punto iniziamo a impastare questo composto di biscotti e burro e andiamo ad inserire anche un 50 ml di latte. Allora, io ho approfittato, diciamo, di darvi questa piccola ricettina perché questo tipo di impasto che andiamo a preparare può esservi utile anche per preparare ad esempio una sorta di piccoli tartufini, quindi se volete portare in tavola magari dei piccoli biscottini, piccoli dolcetti a base di cacao, con le mani umide andate a raccogliere il composto, vi fate una piccola pallina all'interno, magari ci mettete una bella nocciolina e poi andate a passarla nella polvere di cacao, per esempio, oppure ancora si potrebbe mettere delle codine di cioccolato, o ancora ad esempio zuccherini colorati, no? Che fanno un pochino Natale, tutti colorati, e così vi potete preparare questa sorta di tartufini. Oggi comunque noi ci occupiamo dell'impasto per preparare questo piccolo tronchetto. Poi andremo a farcirlo con della panna, ecco qua. Adesso abbiamo ben amalgamato il tutto, allora bisognerebbe lasciarlo riposare circa una mezz'oretta in frigorifero. Chiaramente adesso siamo in una diretta, quindi approfitto e accelero depositando il composto all'interno del freezer, così mi accelero un pochino anch'io. Buonasera a tutti, eccoci qua, Laura, buonasera, Gianfranco, benvenuti. Ecco, dicevamo, stiamo preparando questo piccolo tronchetto dedicato un po' al Natale, poi nella puntata che uscirà la prossima settimana sarà anch'essa dedicata a una bella proposta da portare in tavola, spero vi piaccia, mi troverete sicuramente emozionata, non ve lo nego, perché comunque è sempre un'esperienza diversa. Allora, ecco qua, il nostro impasto è pronto, quindi io direi lo metto intanto in congelatore un attimino, così magari ci occupiamo nel frattempo di fare una piccola decorazione con la pasta di zucchero. Allora, io tengo sempre qualche panetto perché spesso la utilizzo per fare delle piccole decorazioni, però so che comunque nei supermercati, magari quelli un pochino più grandi, ci sono sicuramente anche delle decorazioni già pronte all'uso a base di zucchero, quindi qualora non abbiate voglia, diciamo, di mettervi a fare la decorazione, le trovate comunque pronte da poter inserire e decorare i vostri dolci, ok? Allora, pasta di zucchero va sempre un pochino ammorbidita e scaldata con le mani in modo da poterla stendere in maniera più agevole, ecco qua.
Allora, adesso noi con questa pasta andiamo a ricavarci un pochino di stelline, perché essendo appunto un tronchetto pan di stelle, cerchiamo un po' di rappresentarlo nello stesso modo. Di conseguenza io andrò ad utilizzare due piccoli stampini a espulsione, vediamo se riusciamo a farli vedere bene. Sono delle stelline, una più grande e una più piccola. Allora io adesso ve ne faccio qualcuna qui assieme a voi, qualcuna l'ho già preparata, così magari accelero anche un pochino la diretta, non vorrei intrattenervi troppo. Cosa dite? Che magari dovete preparare cena? Cosa fate questa sera? Cosa avete in mente di prepararvi? Datemi qualche suggerimento, così anch'io approfitto dei vostri consigli, perché in cucina diciamo nessuno insegna niente a nessuno, ma semmai si scambiano informazioni, si scambiano idee. Ad esempio vedo le bellissime foto che mandate delle torte, oppure anche tutte le cosine salate che prepariamo, e la cosa bella è proprio vedere questa interpretazione, no? Che ognuno di noi dà, e ognuno di noi apporta sempre un'idea migliorativa, quindi scambiarci informazioni è sempre bello. Del resto, insomma, questa pagina è un po' una squadra di amici, dico io. Allora, ho fatto un pochino di stelle un po' più grandi, poi facciamo qualche stellina un po' più piccolina, vediamo, questa qui sì, ecco che esce, ecco qua, pochine le ho preparate, che così siamo veloci. Che dite? Claudio, buonasera, oggi l'audio va meglio? Ho fatto un sacco di prove, speriamo che questa volta funzioni, perché anche per me, insomma, mi dispiace se l'audio tante volte non è dei migliori. Allora, qui ho altre stelline pronte, vado a inserirle tutte assieme, le grandi con le grandi, quelle piccoline assieme, ecco qua. Togliamo adesso questo tappetino di silicone che utilizzo per stendere la pasta. Vado a recuperarmi la farcitura. Allora, io ho utilizzato 200 ml di panna che vi ho già montato, ecco qua. Allora, andiamo a recuperarcela. Poi ci prepariamo, perché per stendere l'impasto che abbiamo preparato vado ad utilizzare una pellicola che mi vado ad appoggiare ben bene sul piano, in modo che così poi riusciamo a stendere il tutto senza sporcare troppo. Cerchiamo sempre di stare un pochino attenti anche in quello. Ogni tanto io faccio un po' di pasticci, ma insomma, cosa vuoi, in cucina si fa anche quello. Ecco qua, adesso ho steso questa pellicola, vado a recuperarmi l'impasto nella speranza che si sia già abbastanza solidificato, perché appunto bisognerebbe lasciarlo una mezz'oretta almeno in frigorifero, ma noi oggi questo tempo non ce l'avevamo e di conseguenza ho approfittato del freezer. Ecco qua, allora adesso verso il composto. Ok, mi andrò un pochino ad aiutare in qualche modo adesso con le mani, ecco qua, giusto per iniziare a dargli una piccola forma già un po' rettangolare, ecco qui, perfetto. Adesso vado a sovrapporre un'altra pellicola che mi permetterà poi di passare il mattarello, così. Ecco qua, ce l'appoggiamo, andiamo a stenderla bene, così poi evitiamo che anche la pasta si segni troppo, così. Opla, mattarello alla mano. Come state? Vi state preparando? Avete già fatto qualche regalino? Avete preparato già qualcosina? Qualche piccola base per la cena, il pranzo di Natale? È vero, quest'anno è un pochino diverso, un pochino più limitato, però insomma il piacere di stare assieme lo sia lo stesso rispetto al solito, ma è un po' diverso. Ma che dobbiamo fare? Dai, passerà anche questo momento. Allora, ecco qui, adesso ricomponiamo un pochino
e ci aiutiamo un po' anche con le mani a stenderlo. Chiaramente per me oggi è un pochino più morbido perché appunto non abbiamo avuto proprio il tempo necessario di farlo solidificare, però viene comunque perfetto. Lo stendiamo bene un po' così con le mani, vediamo se si vede bene anche dalla vostra parte. Sì, mi sembra di sì. Ok, adesso togliamo la pellicola che ci aveva un po' aiutato a stendere il tutto, ecco qui, e ci occupiamo adesso della farcitura. Allora, recuperiamo anche la panna, vi tolgo un attimino queste bricioline. Recuperiamo la panna montata, abbiamo detto che sono 200 grammi, poi vado ad aggiungere per zuccherarla un cucchiaio di latte condensato, se vi piace, altrimenti potreste mettere un po' di zucchero a velo, ecco qua, oppure anche del miele, se qualcuno lo gradisce potete fare questa sostituzione. Allora, amalgamiamo il tutto e prepariamo la farcitura. Ecco qua. Allora, la farcitura la mettiamo nella zona centrale, non andiamo troppo vicino ai lati esterni, così poi evitiamo che ci fuoriesca troppo. Ecco qui, adesso la stendiamo, io proprio vado a stenderla con un cucchiaino, o se avete una spatoletta in qualche modo riusciamo a stenderla tranquillamente. Ecco qua. Così, perfetto, direi che ci siamo. Ecco, all'interno, per esempio, io oggi ho messo soltanto la panna montata, però se vi piace potreste mettere o appunto continuare con qualche biscottino sbriciolato di pan di stelle, oppure magari qualche gocciolina di cioccolato, qualche pezzettino, può essere goloso. Allora, adesso ci occupiamo dell'arrotolare il nostro roll, ok, quindi ci aiutiamo proprio con la pellicola, ecco qua, lo chiudiamo bene. Adesso chiudiamo qui in questo modo, lo stringiamo bene bene, vedete, gli diamo una piccola forma anche con le mani, ci aiutiamo, visto che il composto è morbido si può fare tranquillamente. E adesso andiamo a posizionarcelo per una mezz'oretta, anche un pochino di più, nel frigorifero, va bene? E io prendo ovviamente quello che vi ho preparato un po' prima, in modo che così era già solidificato. Allora, togliamo un po' le eccedenze del nostro composto, ecco qua, così abbiamo il piano bello pronto all'uso. Ok, ci siamo. Allora, adesso prendiamo un piattino e dobbiamo fare un po' il taglio. Vedete? Adesso si è solidificato. Quindi togliamo la pellicola. Ecco qui, srotoliamo il tutto. Andiamo a togliere le parti esterne, che così poi il tronchetto ci viene bello. E così con queste parti che tagliamo facciamo ovviamente l'assaggio. Allora, tagliamo questa prima parte, ecco qui, e togliamo anche questa. Perfetto. Poi, aspetta che togliamo ancora un pezzettino, che così rimaniamo proprio con il cuoricino a vista. Adesso faccio un taglio in diagonale, perché dobbiamo poi andare a fare il tronchetto, ecco qua. Adesso mi servo di un'altra situazione, ho preso proprio un tronchetto di legno, visto che ce l'avevo. Allora, vado a posizionare la prima parte, ecco qui, la mettiamo qui al centro, e poi andiamo a prendere questa seconda parte che abbiamo tagliato e la posizioniamo qui lateralmente, ecco qua, perfetto, si vede bene, vedete il cuoricino
di panna. Adesso ci occupiamo della decorazione che abbiamo appunto fatto prima con queste stelline. Allora, le idee qui potrebbero essere diverse, nel senso che potreste fare dei ciuffetti di panna sopra e inserire magari proprio i biscotti in verticale, oppure dare una glassata di cioccolato, ma non vorrei che vi risultasse troppo, un pochino troppo sostenuto. Quindi io la concludo semplicemente mettendo proprio una serie di stelline, che così vanno proprio a simulare anche il gusto, sì, che almeno il nostro ospite sa che faremo un tronchetto pan di stelle. Mettiamo queste stelline un pochino più grandi e poi un po' di stelline un pochino più piccole. Sono di zucchero, quindi sono gradevoli. Dicevo, per chi si è appena collegato, che le abbiamo preparate con la pasta di zucchero, però volendo so che ci sono anche già pronte all'uso. Ecco, chiaramente noi oggi lo decoriamo così, anche perché la stella è un po' il simbolo natalizio, però vi può tornare utile come idea anche per altre occasioni, nel senso che magari potreste fare dei cuoricini per San Valentino, oppure dei fiorellini in primavera. Quindi, a seconda un po' della stagionalità, andrete a fare la decorazione. Poi voi avete un sacco di fantasia e quindi io sono assolutamente curiosa di vedere le vostre creazioni. Ecco. Allora, posizioniamo anche queste piccoline, vedete, si attaccano facilmente perché comunque il composto è morbido e non vi serve nemmeno inumidirlo con un goccino di latte, proprio si auto-attaccano, come si suol dire. Ecco qua, quindi vedete, è proprio una cosina velocissima, magari se siete invitati anche all'ultimo, avete piacere di portare qualcosina agli amici, lo preparate proprio in velocità. Di solito piace molto anche ai bimbi. Ecco, adesso ve lo faccio vedere un pochino meglio. Sì, ecco, mi sembra che si veda bene. Ok, allora io come sempre vi ringrazio moltissimo sia dell'affetto che mi date con tutti i messaggi, che sono veramente molto incoraggianti. Vi ringrazio che mi fate compagnia in questi momenti di cucina e ci vediamo collegati, appunto, come dicevo prima, mercoledì, canale 110 Digitale Terrestre Udinese TV. Per gli amici che per motivi di regioni non riusciranno a raggiungere il canale, comunque provvederemo in qualche modo a pubblicare la puntata nei social. Io vi ringrazio, vi auguro una buona cena a tutti. Un bacione, ciao a tutti.